Parliamo di guilt tripping, o comunque continuiamo il nostro excursus sulle modalità e tecniche di manipolazione relazionale. Il guilt tripping, traduzione letterale dell'inglese, è l'inciampo nella colpa, che possiamo meglio però tradurre nello sgambetto della colpa. Lo vedo un pochino più così, se dovessimo fare una traduzione, diciamo, più semantica, ecco, del concetto. Consiste in quella modalità un po' arcigna e anche brutale, tirannica, che il partner mette in alto nel momento in cui lavora sul senso di colpa del partner, della persona amata, nel tentativo di manipolare i suoi comportamenti, le sue azioni, i suoi sentimenti, ovviamente per un vantaggio personale. Di solito ci sono frasi all'interno della relazione come mi hai deluso, non perdi occasione per deludermi, devi farti perdonare, come pensi di poter rimediare a questa tua mancanza, ma non riesci a capire che così non mi fai stare bene e via discorrendo. Ora, è chiaro che non è che l'utilizzo, ok, diciamo così, di questa semplice frase come da serie sono deluso o sono delusa, allora implica che il partner stia agendo guilt tripping. Il guilt tripping è qualcosa che viene agito con costanza, cioè c'è continuamente una sorta di ricatto basato sulla colpa, c'è sempre una sorta di se tu non fai così, sai che il rischio può essere questo. Non necessariamente ti lascio, ma mi fai stare male, sei responsabile, tu sei colpevole della mia insoddisfazione, della mia infelicità e quindi devi fare qualcosa per poter rimediare, devi fare qualcosa per rendermi felice. E è agito in una maniera abbastanza conscia, cioè a differenza di altri tipi di manipolazione, di cui insomma abbiamo anche già parlato in passato, il guilt tripping ha una componente cognitiva importante, cioè la persona che lo agisce lo fa in una maniera tendenzialmente consapevole. È vero che poi è un meccanismo che si impara, ok? Quindi ad un certo punto viene quasi spontaneo, viene quasi naturale, però c'è sempre una parte di pensiero e di pianificazione, diciamo così, fredda, cognitiva, a tavolino, nel scegliere le parole o gli atteggiamenti da utilizzare nei confronti del partner che si vuole manipolare. E questa ha soprattutto presa su persone che o sono magari molto prese, molto innamorate, ma al tempo stesso sono anche coscienziose, sensibili, hanno, come dire, un vantaggio, diciamo così, e un'attenzione morale all'altro e si impegnano attivamente per rendere il partner felice. Questo, come dire, anziché essere una risorsa tramite nella coppia, tramite la manipolazione appunto del guilt tripping, viene trasformato in un vincolo, viene trasformato in una croce, perché appunto il manipolatore non fa altro che far leva su questo senso di coscienziosità, su questo senso di dovere, su questo senso morale di voler far star bene l'altro, manipolando appunto sul senso di colpa. Per questo l'ho chiamato, anziché l'inciampo della colpa, lo sgambetto della colpa, perché di fatto è proprio uno sgambetto che viene fatto dal partner nel tentativo di manipolare tramite il senso di colpa il comportamento dell'altro per ottenere un vantaggio individuale. Ovviamente è un qualcosa che una volta che viene messo a fuoco, e non è così difficile metterlo a fuoco da parte del manipolato, allora lì, come dire, poco c'è da fare, cioè, nel senso, non perché non possa essere interrotto, ma perché una volta che viene con lucidità messo a fuoco dal manipolato, il fatto che il manipolatore stia utilizzando questa tecnica, questa strategia, è come se cadessero i presupposti della coppia, è come se ci fosse una disillusione così importante che di fatto è un tradimento, per cui i valori, il riconoscimento, il peso
che è stato dato alla relazione e alle emozioni vissute all'interno della relazione, come se improvvisamente poi svanissero, perché è una doccia fredda sicuramente, ma al tempo stesso è come se quest'acqua, che questa secchiata d'acqua fredda che arriva addosso, poi portasse via tutta una serie di strutture, di sovrastrutture, di storie raccontate, di bugie e di presupposti appunto mancanti, e lasciasse poco alle sue spalle. Ecco. Quindi è un qualcosa che può essere messo a fuoco con una certa facilità nel momento in cui si mettono insieme tutta una serie di comportamenti, soprattutto perché questo tipo di comportamento viene utilizzato trasversalmente nei diversi contesti, okay, della relazione. Dall'altro lato, una volta che è messo a fuoco, è possibile sì recuperarlo, però poi il manipolato si chiede: ma io voglio davvero recuperarlo? Cioè, mi cambia così tanto l'immagine che ho dell'altro, del partner che avevo fino a poco tempo fa, fino magari a pochi minuti fa, che mi chiedo se effettivamente è ciò che voglio, continuare a stare con l'altro. E quindi poi da lì, insomma, la decisione è e rimane sempre individuale, però insomma ci vuole un grande lavoro di ripristino e di ricostruzione dei presupposti.